Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Questo è Vispo che vi parla, benvenuti nella player video di Momo Salah. Ragazzi, Momo Salah nella sua versione base con 88 di rating. Prima di iniziare questa review vi lascio un bel mi piace a questo video. Per questo video vorrei arrivare almeno a 50. Arriviamo a 50, dai, un numero davvero basso che si può raggiungere tranquillamente. Mi piace per questo video, per questa carta e per questo giocatore. E se vi va, condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. I link ai nostri social li trovate qui in descrizione. Allora, c'è da dire tanto su Salah. Come prima cosa, si vede subito, velocità 92. Ragazzi, in carta un numero elevato. E in game si vede tantissimo. Il dribbling è assolutamente un altro pro, 89, 4 stelle skill che ci stanno a pieno. È agile, ha un ottimo equilibrio, un ottimo riflesso, 91, controllo palla eccezionale, 88, dribbling puro 89, freddezza 91, anche se contrastato mantiene benissimo la palla, non subisce tanto il pressing offensivo e ciò significa che non tenderà a commettere tanti errori. Il tiro è in generale buono, grazie a un 84, appunto in generale, si piazza abbastanza bene con un 90 in piazzamento, work rates alto in attacco, medio in difesa. Buon work rates, anzi forse davvero molto più che buono direi. Finalizzazione davvero ottima, in area sbaglia davvero poco ragazzi. Ed il suo piede preferito è il mancino con 3 stelle piede debole che per me sono un contro ragazzi. Usa tanto il mancino. Il long shot non è male. Il tiro a giro più o meno ci può stare, ragazzi. La potenza a tiro non è 77 per me in game. Gli avrei dato un 80, un 82, ragazzi. Comunque un buon tiro di potenza. Come altro pro, passaggio 79, fa tanti assist, sa crossare, vede benissimo i compagni, un ottimo passaggio lungo e un effetto 83 che, come già detto, rientra nel tiragiro, nel pallonetto e anche sui calci piazzati che non sono precisissimi, 60 in carta. Colpo di testa lasciamolo perdere che è meglio. La resistenza abbiamo 84, un buon valore in carta, c'è di meglio anche perché comunque è un giocatore che corre molto. Forza fisica 70, discreta. Come altro piccolo contro, il prezzo abbiamo all'incirca 240-245k. Avrei preferito un 150-180 proprio massimo per lui, 240 per me sono un po' troppi. Come alternativa vi dico Bale o Mbappé. Tra le icon best 90 nella Lega, Sterling nella nazione non ce ne sono. È un giocatore da Weekend League, non l'ho provato ma lo consiglio ragazzi. È un giocatore da Division Rivals? Assolutamente sì, ragazzi. È un giocatore facile da ibridare? Non molto. Da 1 a 5 vi dico un 2,5 perché è egiziano. Fa tanto, però è della Premier League, quindi potrebbe essere ibridabile. Magari mettendolo in un 4-3-3 come nel modulo che avete visto qui a inizio clip, con Fabinho e poi qualche altro attaccante a piacere. L'importante è che abbia nel 4-3-3 almeno una linea verde, ragazzi. E il mio voto per questa carta è un 8,5. È una buona ala, ma c'è di meglio. Tipo Mbappé, ragazzi, Mbappé è nettamente più forte di Salah, ma Salah sa farsi valere ed è un giocatore che in Premier League merita, ragazzi, merita, almeno in Premier League. Se poi, vabbè, volete un'ala forte, vi consiglio assolutamente Mbappé, però in Premier League, ripeto ancora una volta questa parola, è davvero uno dei migliori nel suo ruolo. E dunque ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale, quel Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!